Salve a tutte ragazze, allora eccomi qui con un nuovo video e questa volta come avete letto dal titolo video tag. Video tag perché sono uscita, quindi ero già bella acconciata e ho detto perché non fare un video tag, una cosa molto veloce per rimanere aggiornate, insomma, per cercare di mantenere un buon ritmo perché altrimenti rimane il letargo, soprattutto adesso che sta arrivando l'inverno, rimane il letargo e i video praticamente non li vedrete mai più. Comunque, video tag su Instagram, quindi Instagram tag. Allora, ho visto questo video sia da Magico Trucco che da Michelinia e sicuramente prossimamente vedrò anche gli altri perché comunque mi piace impicciarmi di questi video tag. Se vi state chiedendo che rossetto sto indossando, è questo rossetto qui che vi avevo fatto vedere in un altro video che mi è stato inviato da quella ragazza Colourwood, che io lo trovo fantastico perché comunque si adatta al pH della nostra pelle e cioè, a me dà questo fucsia che mi piace proprio tantissimo. E non so se li vendono anche qui in Italia. Boh. Comunque, passiamo a noi. Allora, aspettate che, ecco, andiamo su Instagram così ci prepariamo all'evento qui, a questa eventualità. Perdo un po' di capelli, insomma, capelli ovunque questo periodo trovo. Allora, sono 10 domande. Allora, iniziamo con la prima. Da quanto tempo sei iscritto ad Instagram? Non ne ho idea. Comunque credo circa un annetto, perché diciamo mi sono iscritta quasi appena ho comprato il cellulare. Quindi, agosto, credo quasi, credo sia un anno che io sia iscritta ad Instagram, non ne ho idea. Comunque credo si possa controllare, no? Vediamo proprio la prima foto a quando risale, in questo modo. Carica, carica, forza, forza, forza. Fai vedere quanto sei veloce, su. Allora, la prima foto risale... qui ci scrivi 56S, che sarebbero? Grazie, sei molto gentile Instagram, sei di grande aiuto. Comunque credo circa un anno fa, quindi credo sia un annetto che io bazzico su Instagram. Domanda numero 2. Allora, qual è stata la prima foto che hai pubblicato? Allora, la prima foto che ho pubblicato è proprio questa qui, che ho intitolato Mare, profumo di mare. Ed è questa qui. Ve la zoomo. Perdonate questi fuori onda. Eccola qui, praticamente c'è la spiaggia e il mare. Fantastico, ma va. Dizoomiamoci. Ma sì, dai, dietro si vede anche il quadro, non fa niente. Però no, non mi piace il quadro. Ecco, così. Questa qui con il mare. Poi, vai spesso su Instagram? Con che frequenza? Allora, diciamo vado spesso su Instagram. Soprattutto quando sono in pausa pranzo al lavoro che non so cosa fare, oppure quando mi arrivano le notifiche, dico: ah, ma io ho Instagram, fammi andare a vedere. E quindi mi metto a spulciare nei miei andri di Instagram. E mi piace molto perché a me piacciono le foto, quindi mi piace molto vedere le foto di tutte le persone che seguo. Poi, con che frequenza, insomma, ve l'ho detto più o meno, quando o mi ricordo oppure quando proprio dico devo andare a controllare una cosa e allora vado. Poi, qual è la tua foto peggiore su Instagram? Non ne ho idea, un attimo che la cerco perché veramente intanto mi rimetto a fuoco se non vi dispiace. Allora, cerchiamo la mia foto peggiore su Instagram. Oh, che schifo, forse una già l'ho trovata. Vediamo, vediamo. Vediamo, vediamo. Devo dire che non ho foto orribili su Instagram, però. Ecco, forse l'ha trovata. Sì, decisamente. Questa è la foto peggiore che io abbia mai pubblicato su Instagram. Io appena uscita dalla doccia, me la zoom per farvi vedere questo spettacolo. Cioè, non so se si vede. Stupenda. Mettiamola a fuoco, va. Guardate che spettacolo. Sicuramente questa è la foto peggiore che io abbia mai pubblicato. Ne sono certa. Poi siamo arrivati alla quinta domanda. Qual è la foto che ha avuto più successo? Allora, se non erro, le foto che hanno avuto più successo sono state due.
che praticamente hanno 45 mi piace, io non ho molti seguaci. Allora, è stata questa di questo trucco qui, che vi zoomo. Questo qui di Halloween, quello da una parte Marilyn e dall'altra il teschio, Marilyn School. E poi l'altra foto che ho ricevuto diversi mi piace è stata... vediamo un pochino. È stata questa qui, la foto del mio anello di fidanzamento. Capisco che, non sia, che io non sia l'unica a cui piacciono i diamanti. E questa qui. Ed entrambe hanno 45 mi piace, appunto vi ho detto, io non ho molti seguaci. Poi, quanti followers hai e quante persone segui tu? Allora, qui dobbiamo cambiare pagina. Io seguo 140 persone e ho 605 seguaci. Che ringrazio tutti, davvero grazie, grazie, grazie. Poi, qui cosa dice? Chi è l'ultima persona ad aver messo mi piace ad una tua foto? Andiamo a controllare. Ti sta seguendo, ti sta seguendo. Ultima persona, ecco, l'ultima persona che ha messo mi piace ad una mia foto si chiama Ari Interista 94. Ecco, qui vi zoomo. A questa fotina qui, che questi sono i seguaci. Oppela, ed è quella lì. Poi ci sono una persona famosa che segui o un'azienda marca? Allora, una persona famosa che seguo, essendo appassionata di The Vampire Diaries, seguo Nina Dobrev, seguo Paul Weasley, seguo il fantastico, stupendo, non saprei come altro definirlo, non lo so neanch'io, basta, ho finito gli aggettivi che più mi garbavano. Ian Somerhalder, seguo loro, poi seguo Hilary Duff, recentemente mi è capitato sulla pagina di Facebook delle foto di Instagram di Hilary Duff, ho detto ma sì, seguiamo anche Hilary Duff, dai. Poi chi altro seguo? Diversi VIPs, tipo Zac Efron anche, Vanessa Hudgens, tutti questi qui, Ashley Tisdale, Miley Cyrus, Demi Lovato, credo, Belen Rodriguez tra l'altro, tutte queste persone qui seguo, ecco. E poi, mostra da 1 a 3 foto che preferisci. Allora, aspettate che qui devo un attimo capire quali sono le foto che preferisco. Halloween. Vediamo. Una delle foto che preferisco. Cerchiamo, cerchiamo, cerchiamo. Allora, una delle foto sicuramente che preferisco è questa. Con il mio cagnolino vecchioso. Questa qui. Mi sembra veramente carina, carina. Poi, un'altra foto che preferisco. Vediamo. Vediamo. Questa qui, che mi piace da morire. Questa. E poi, un'altra foto che preferisco. La mia torta di compleanno tutta firmata Mac. La trovo veramente deliziosa. Questa l'ho fatta io a mano. E poi, disegniamoci. Qui dice: qual è l'ultima foto che compare sul tuo profilo? Allora, l'ultima foto che compare sul mio profilo è sempre una torta che ho fatto a mia suocera perché mi ero scordata, poverina, del suo compleanno. E per farmi perdonare, le ho fatto questa tortina che spero si veda. Praticamente è sempre una torta in pasta di zucchero. Però, siccome lei è sarta e cuce, ho messo il metro con una spoletta di filo, un ago, dei bottoni e un pezzettino di stoffa qua. La trovo veramente molto deliziosa. E basta, le domande sono finite. Se volete seguirmi su Instagram, se volete vedere le foto che pubblico, se volete farvi i fatti miei, non c'è nessun problema.
Il mio nick su Instagram è ClaudiaMua28. Claudia MUA 28. Basta, credo di aver detto tutto. Vi invito anche voi, se vi va, a rispondere il tag e a pubblicarlo come video di risposta. Stavo dicendo bene, come video di risposta. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!